tutti d'accordo, benvenuti innanzitutto, benvenuti a tutti voi, benvenuti agli amici della stampa e dei media in generale. È davvero con piacere che do il benvenuto a tutti voi qui alla Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi per questo incontro sui buoni pasto, le imprese della distribuzione e della ristorazione sul mercato dei buoni pasto. Il mio compito oggi è solo di presentarvi i presenti. Partirei da Claudio Gradara, presidente di Federdistribuzioni, che vedete lì alla destra, Luca Bernareggi, Diana Cicci Coop, presidente ANCC Coop, Sergio Molesi, segretario generale MCD Conad, Corrado, Luca Bianca, di coordinatore nazionale PIEPET Confesercenti, Donatella Prampolini, vicepresidente nazionale di Confcommercio e presidente di FIDA, il nostro Luciano Sbragli, direttore dell'ufficio studi, e il vicepresidente vicario di Confcommercio, nonché presidente della federazione, il dottor Lino Enrico Stoppani. Abbiamo con noi oggi anche il piacere di avere il vice direttore di Radio 24, Sebastiano Barisoni, a cui lascio volentieri la conduzione dell'incontro. Grazie. Grazie a tutti i colleghi. Allora, non ruberò molto tempo, vi voglio solo dire perché, intanto ringrazio il presidente Stoppani per l'invito e anche Roberto Calusi, perché noi ci siamo molto occupati, quindi parlo più che altri colleghi, di questo tema. Il tema non è tanto di buoni pasto in sé, perché se fosse il tema di buoni pasto sarebbe un tema interno, diciamo, alla filiera, interno al mondo degli esercizi commerciali, che potrebbe anche suscitare poco interesse. No, secondo me. E poi ho potuto testimoniare personalmente che c'è un ascolto molto forte e una sensibilità molto forte sul tema per due motivi. Uno è numerico, voi sapete meglio di me, sono 2.300.000 buoni pasto erogati in Italia, il che significa 2.300.000 lavoratori, di cui circa il 30% sono nel pubblico impiego. Ma il tema non è solo come è stato normato male il settore. Noi ce ne siamo occupati, immagino anche voi, soprattutto negli ultimi mesi per la vicenda di Qui Group, perché Qui Group ha fatto notizia, è saltato per aria, 325 milioni di debiti, di cui 200 e passa erano debiti alla ristorazione. No, quello che a mio avviso fa molta specie, e poi vorrei sentire appunto il presidente Stoppani, è un altro elemento. I lavoratori, come sapete meglio di me, all'interno delle relazioni industriali il tema dei buoni pasto è un tema di contrattazione tra sindacati e datori di lavoro. Ora, è particolarmente grave, a mio avviso, che all'interno di questa contrattazione non si faccia mai notare, né all'opinione pubblica, che in questo settore, in questo caso, siamo di fronte a un'anomalia anche di carattere economico, cioè il valore nominale non è il valore reale di quanto viene contrattato. Cosa voglio dire? Per 10 euro di buoni pasto, quello che effettivamente è il valore reale, cioè il potere d'acquisto effettivo del lavoratore, si traduce in 7 euro. E uno può anche dire, vabbè, siamo nella differenza tra lordo e netto. No, perché in realtà in fase di contrattazione i 10 euro sono valore reale. E quindi il lavoratore, il dipendente, è convinto che quei 10 euro valgano 10 euro. So che può sembrare strano e tautologico, ma è così. Se il lavoratore sapesse che i suoi 10 euro ne valgono 7, forse anche l'intero tema di quanto viene e come viene calcolato l'ammontare dei buoni pasto all'interno delle forme alternative di retribuzione, che tipicamente sono dei fringe benefits e buoni pasto, fanno parte delle normali relazioni industriali, beh, cambierebbe qualcosa. Non conosco, ma forse mi sbaglio, un altro caso in cui il valore nominale si discosti così tanto dal valore reale, perché il 30% a casa mia è tanto. L'unico caso che mi viene in mente è quello dei pagamenti con carta elettronica, dove però, attenzione, stiamo parlando di una differenza tra quello che è il pagamento e quello che è il costo per chi, diciamo, riceve il pagamento, che viaggia tra l'1 e il 2, in casi massimi il 3%, non il 30%. E quindi il mio invito a tutti quelli che seguiranno come interventi: qui non si tratta di fare la guerra tra poveri, scusatemi il termine, cioè tra chi sta a monte della filiera e chi sta a valle, tra chi eroga il servizio a valle e chi arriva col buono pasto, perché così è stato in fase di contrattazione, perché è una guerra tra poveri. Qui si tratta di chiedere al legislatore intanto di assumersi alcune responsabilità, e mi interessa molto l'iniziativa del volantino che vi illustrerà poi il Presidente, ma anche tutti gli altri relatori,
e di capire che anche la Consip deve assumersi qualche responsabilità in più in fase di contrattazione. Ultimo aspetto, visto che citavo le carte di pagamento, qui c'è un altro tema che mi piacerebbe che emergesse, è un tema collaterale, e cioè, attenzione, i costi che gli esercenti sopportano per le carte di credito sono in realtà molte volte sono una scusa, lo dico molto chiaramente, per non usare la carta di credito. In questo caso invece c'è una cosa paradossale, perché ho scoperto, parlando appunto con Carluggi e con Stoppani, che l'incapacità che ha il sistema di fornire un unico soggetto che dia il servizio di pagamento elettronico fa triplicare quelli che sono costi fissi normali, e felici sarebbero da dire, cioè costi per l'installazione dell'apparecchio, costi per, diciamo, l'utilizzo del sistema nel corso dell'anno. Se tu hai tre soggetti, devi mettere tre apparecchi, non ci vuole un genio della matematica per capire che triplichi i costi. E anche qui chiederei nel corso degli interventi di capire come si possa arrivare a un punto di caduta unità, evitando di amplificare e moltiplicare le commissioni. Presidente Stoppani, io qui mi fermo, mi interessa molto il tema del 30% di costi meno 40, c'è una cosa molto chiara, se non fosse stato abbastanza esplicito. È ovvio che qualunque esercente, nel momento in cui sa che il valore reale del buono con cui tu arrivi non è 10, ma è 7, non è 15, ma è 12, si comporta di conseguenza. Qui nessuno sta facendo beneficenza, immagino. Io posso cercare di fare un po' di arbitraggio, ma è ovvio che se so che poi quello che tu mi costi, cioè che il valore reale è 7 euro, tenderò a dare un servizio da 7 euro. Questo è il problema. Qui chi ci va di mezzo in tutta questa filiera è il lavoratore. Poi, se non è così, vediamo di capire perché non è così, e molto volentieri accetto le domande. Stoppani, prego. Poi Sebastiano Marigione nella sua introduzione ha già toccato molti aspetti, sulla finale però ti faccio un'osservazione. Sapevo che esatto, è l'unico che non piaceva. Chi non ci perde, non è solo il lavoratore, ma è soprattutto il pubblico esercizio, è chiaro che il lavoratore ci perde in termini di prezzi aumentati perché ovviamente la quadratura va fatta, ma insomma che il problema è grave è dimostrato dal fatto che sei associazioni di categoria, insomma, che sulle quali molto spesso c'è una sana competizione sui temi della rappresentanza, si siano coalizzate portando all'attenzione pubblica, insomma, della stampa un problema grave, è la dimostrazione, insomma, che è un problema comune, che è un problema grave, che la situazione evidentemente è seria e le prospettive sono addirittura ancora più preoccupanti, con il rischio, insomma, che uno strumento considerato dallo Stato utilissimo come welfare aziendale, lo considera talmente utile che lo sostiene, perché da una parte ti fa quelli che sono sgravi fiscali e contributivi per evidentemente favorirne la diffusione, dall'altra lo demolisce, essendo con la Corsi uno dei primi protagonisti dello sconcio delle gare d'appalto al massimo ribasso, che sono le principali cause di mali, insomma. La situazione di degrado è nota, e il fatto che oggi siamo qui, insomma, per denunciare quella che è la situazione, insomma, siamo con due obiettivi. Il primo, insomma, quello di dire che la situazione è molto grave, con questa tendenza alla crescita degli sconti richiesti agli esercizi convenzionati, i pubblici esercizi, piuttosto che il canale della distribuzione commerciale, sono in continua crescita. Tra l'altro, questa tendenza alla crescita è anche legittimata dal fatto, insomma, che gli sconti praticati in sede di gare di appalto sono ripetuti per lo stesso importo nelle convenzioni sottostanti con i pubblici esercizi o con il canale della rete di distribuzione, e questo ha tolto ogni freno alla crescita degli sconti da una parte e all'altra dalla ricerca di un equilibrio economico alle gare, perché tanto se per legge posso ribaltare in capo al pubblico esercizio o al canale distributivo quello che è il costo che sostengo in fase di aggiudicazione della gara, è chiaro che va tutto a pallino. Per cui oggi il nostro obiettivo è quello evidentemente di portare all'attenzione dell'opinione pubblica la situazione, di chiedere una vera riforma del comparto partendo dalle gare d'appalto, con l'obiettivo innanzitutto primario del mantenimento del valore nominale del buon comparto lungo tutta la filiera, che oggi non è rispettato.
Secondo aspetto importante è la garanzia solidale dalla stazione appaltante per i crediti evidentemente che gli emettitori hanno nei confronti dei pubblici esercizi o del canale della distribuzione presso i quali lo strumento sostitutivo di mensa viene speso nella sua esecuzione. Chiediamo anche criteri di aggiudicazione certamente che devono avere una valenza economica ma anche e soprattutto tecnica, con attenzione a quelli che sono degli obblighi per gli emettitori in tema di POS unico, che oggi non esiste, in termini di garanzie sui termini di pagamento, in termini di garanzie sui buoni scaduti, in termini dei servizi aggiuntivi che molto spesso penalizzano ulteriormente quello che è l'economicità e la sostenibilità del business, con dei contratti trasparenti e chiari. Per cui, insomma, il problema è evidente. Tra l'altro nella tua introduzione hai anche toccato un altro aspetto dicendo che il problema ha due declinazioni: da una parte un problema di natura quantitativa di cui esplori il numero in termini di lavoratori e del volume complessivo di 3,2 miliardi di euro, che sono cifre importanti; dall'altra parte hai toccato il tema della traslazione parziale di un diritto al buono mensa che viene negoziato evidentemente in sede di contratti integrativi, dove a fronte di un diritto negoziato per 10 viene pagato per 8 e 2 di risparmio lo va dell'impresa e non il lavoratore, con la necessità, magari l'opportunità o lo spunto da dare all'organizzazione sindacale, magari di dare un occhio magari più attento su questo passaggio, che ovviamente risolverebbe molti dei problemi. Insomma, per cui l'obiettivo di oggi, lo diranno meglio anche i miei colleghi che abbiamo chiamato, insomma, a denunciare, a proporre, insomma, quella che è la situazione insostenibile. Per cui, insomma, o si riesce a dare economicità alla filiera oppure è uno strumento destinato evidentemente a scomparire, perché in queste condizioni tu mi insegni, insomma, che in un mercato e in un contratto se guadagna una componente unica evidentemente è un contratto che prima o dopo diventa insostenibile per gli attori. Grazie. Allora, grazie Presidente. Io citavo dei numeri in maniera molto sintetica, in realtà i numeri sono importanti perché oltre 3 miliardi e 200 milioni, 2 milioni e 200 milioni di lavoratori sono i numeri della filiera che mi interessano, quindi chiederei al dottor, cavaliere, dottor Sbraga, in quanto responsabile del direttore del centro studi della FIPE, di andare ancora più nel dettaglio sui numeri che ho citato nei vari aspetti della filiera, così capiamo esattamente, non dico dove si ponga il problema, ma mettiamola così, dove si distribuisca il valore e dove il valore invece venga distrutto o non distribuito. Così dico in maniera più educata, ma il messaggio è uguale. Prego. Grazie dottor Barizzoni e grazie a tutti anche da parte mia, un saluto. Allora, io sono qui come portavoce di questo tavolo straordinario oggi, questo tavolo unico fatto dalle 6 associazioni ed è un fatto veramente incredibile. Forse ci vogliono i buoni pasto per mettere insieme queste persone. Allora vado subito al dunque, non vi chiedo un atto di fede, ma quasi, perché non riuscirò per il tempo che ho a disposizione ad entrare dentro la dinamica dei conti, quindi poi sarò a disposizione di chiunque voglia per approfondire il dettaglio dei conti. Allora, intanto la prima cosa che voglio, su cui metto l'accento, è che il buono pasto è un servizio speciale, tant'è che lo Stato ha riconosciuto al buono pasto dei vantaggi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore. Questi vantaggi sono riportati in queste chart che poi saranno a disposizione di tutti subito dopo la presentazione, ma quando andrete via, in cui si vede da un lato il vantaggio per il datore di lavoro in termini di decontribuzione, dall'altro il vantaggio per il lavoratore in termini di defiscalizzazione. Facendo dei conti sul singolo buono pasto e traslando questi conti sull'intero valore dei 3 miliardi e 2, noi vediamo che oggi il vantaggio per il datore di lavoro è di 1 miliardo di euro risparmiato in contributi e per il lavoratore è di 800 milioni di euro in IRPEF, cioè in termini di defiscalizzazione dell'IRPEF. Quindi abbiamo già questa situazione, la vedete qua sotto, 1 miliardo e 800 milioni dall'altra parte, e quindi questo significa che siamo di fronte a qualcosa che è già un guadagno per il datore di lavoro e ovviamente anche per il lavoratore, ma soprattutto sapendo come funzionano le cose
poi alla fine è sempre il datore di lavoro che paga anche la parte di IRPEF nella retribuzione lorda, è intanto un risparmio per il datore di lavoro. Andando avanti, noi abbiamo oggi circa 22 milioni di persone che pranzano fuori casa, parliamo degli occupati, molti pranzano in casa, siamo ancora il paese dei piccoli centri, dove è facile raggiungere anche le piccole città di provincia, dove si torna a casa a pranzo, ma ci sono circa 10 milioni di persone che ogni giorno pranzano fuori casa. Molte di queste sul posto di lavoro o portandosi le cose da casa o comprandole negli esercizi intorno al posto dove si lavora, alcuni vanno in mensa, altri al ristorante, al bar, quindi è un popolo di lavoratori che ogni giorno ha bisogno di alimentarsi e utilizza i nostri servizi, quelli delle persone che sono intorno a questo tavolo, delle imprese che sono intorno a questo tavolo. Quanto vale questo mercato? Lo ha detto prima Barisoni, entro più nel dettaglio, oltre 500 milioni di buoni pasto ogni anno, 2,8 milioni sono aumentati nel corso degli ultimi anni i beneficiari e 3,2 miliardi è stato detto di valore di mercato. Ma questi 3,2 miliardi, no, è qui che si gioca la partita, perché sono 3,2 miliardi, ma poi per effetto delle gare e degli sconti che si fanno in gare diventano 2,7 miliardi di costo per il datore di lavoro, non di valore di mercato, perché il valore di mercato resta 3,2 miliardi e poi lo spiegherò meglio attraverso quello che abbiamo definito cerchio magico del buono pasto. Quindi il datore di lavoro oggi risparmia circa 500 milioni di euro, no, dai buoni pasto, contratta 3 miliardi e 2 ma paga 2,7. Questa è la geografia dell'ultima gara Consip. Da 20 anni noi come FIPE abbiamo seguito l'evoluzione delle gare d'appalto, ci hanno sempre detto che ci sarebbe stato un marchingegno che avrebbe abbassato le commissioni agli esercenti attraverso le alchimie, gli algoritmi delle gare d'appalto. Il risultato è stato invece assolutamente il contrario, cioè gli sconti sono aumentati. Oggi noi abbiamo picchi massimi nelle gare d'appalto del 23%, lì ci sono gli importi dei 15 lotti e sono per colore, vedete, dove abbiamo situazioni che vanno dal centro Italia, per dire 290 milioni di euro, 19,50 e così via fino ad arrivare al 22,16 o il 21,9 della Campania, 21,16 scusate della Campania, 22,16, 150 milioni, la Calabria a 21,97, media 19,65, cioè un miliardo, no, di gara d'appalto costa 800 e spicci milioni di euro, viene pagato dalla Consip, quindi 200 milioni li paga qualcun altro e chi è quel qualcun altro? Le imprese che sono intorno a questo tavolo. Adesso il meccanismo è fatto così: noi abbiamo le società emettitrici, i datori di lavoro o stazioni appaltanti, i lavoratori dipendenti, gli esercizi convenzionati. Ognuno di questi, vedete, come un cerchio, si interfaccia con la società emettitrice, con il datore di lavoro per dare il buoni pasto, il datore di lavoro con i dipendenti per dargli il buoni pasto, i dipendenti li spendono gli esercizi convenzionati, che sono circa 100.000 oggi, tra esercizi di ristorazione, bar, ristoranti, esercizi della distribuzione commerciale. Questa è una cosa interessante, naturalmente non la prendiamo alla lettera perché è fatta su un decennio ed è il frutto di una ricostruzione fatta di medie. Noi abbiamo una situazione di questo tipo: negli anni 80 la commissione era zero alla rete, agli esercizi convenzionati, negli anni 90 diventa più o meno il 3%, naturalmente stiamo parlando di un decennio, quindi è una media di quel periodo, man mano salgono, negli anni 2000 diventa il 5% e lì nasce tutta la giungla dei servizi aggiuntivi per compensare, perché salgono gli sconti, le commissioni restano basse all'apparenza, si recupera sui servizi aggiuntivi che diventano, prima sono obbligatori, poi diventano facoltativi, ma quando uno ha il potere di mercato li fa diventare obbligatori anche se non lo sono. Negli anni 2000 siamo ormai fino al 20%, anzi correttamente avremmo dovuto scrivere fino al 23%, come avete visto dalla cartina della gara Consip.
Ora, la cosa curiosa è che negli anni Ottanta c'era un meccanismo al contrario: il datore di lavoro pagava una commissione alla società emettitrice sui buoni pasto. Ma perché? La pagava perché gli veniva reso un servizio. Non era la rete degli esercizi che pagava la commissione, ma il datore di lavoro pagava una piccola commissione dell'ordine del 2-3%. Quindi siamo arrivati a un capovolgimento totale. Oggi Barisoni parlava dei costi occulti. Questi sono i costi occulti, anche qui vi chiedo un atto di fede, ma guardate, questa è una foto reale, non è un fotomontaggio, è la foto di un piccolo bar. Guardate quanti POS ha. Quindi qui c'è non solo un problema di costi, 1000 euro l'anno di costi di gestione di quei POS, perché ci sono i costi ovviamente di affitto, di locazione dello strumento ogni mese, e ci sono i costi di transazione che viaggiano da 5 centesimi e 20 centesimi, con picchi fino a 0,65 euro per transazione. Quindi vuol dire un'incidenza del 5% su un volume d'affari di 2000 euro al mese di un piccolo esercizio da buoni pasto, e questa è una cosa assolutamente non è dignitosa, non è, come possiamo dire, lecita, perché non è possibile che nel 2020 un piccolo esercizio debba avere quella situazione lì, in cui molto spesso si sbaglia ad infilare il buono pasto elettronico perché non capisce qual è il posto di uno e dell'altro. A volte con la coda alla cassa si fa confusione e si alimenta ancora di più la coda. Quindi questa è una situazione veramente paradossale, fino ad arrivare, come dicevo all'inizio e ho concluso, a quello che è il cerchio magico del buono pasto. In verità noi abbiamo un buono pasto iniziale dal valore iniziale di 8 euro, che è quello oggi elettronico, no, detassato e decontribuito. Siamo partiti da lì, potremmo partire anche da qualsiasi altro valore. Viene pagato dalla stazione appaltante, dalla Consip ad esempio, a 6,40, sconto del 20%. Il potere d'acquisto resta di 8 euro in mano al lavoratore, perché il lavoratore, quando va nell'esercizio convenzionato, che sia il distributore commerciale o il ristoratore o il bar, ha in mano un pezzo di carta o una carta elettronica che vale 8 euro, non vale 6,40. Quindi per lui il potere d'acquisto è salvaguardato. E poi faccio una chiosa su questo: quando poi torna all'esercente, l'esercente, distributore, bar, quel valore vale 5,82. Ah, questi sono tutti i valori al netto dell'IVA, quindi parte da 8 euro, scende a 6,40, ritorna a 8 come potere d'acquisto, scende come rimborso a 5,82. Lì in quel punto ha perso oltre il 20% il buono pasto. Se ci mettiamo dentro il discorso delle commissioni, dei ritardati pagamenti, oneri finanziari, i costi dell'hardware per il POS elettronico, vedete che superiamo, come abbiamo detto, il 30%. Chiudo con una piccola cosa, due questioni. Primo, la dinamica, l'impatto di questo fenomeno sui prezzi, e dobbiamo dirlo, i prezzi oggi, abbiamo un'inflazione negli ultimi anni che nella distribuzione commerciale è quasi a zero. Quindi non è così scontato che gli esercizi convenzionati riescano a ribaltare sui prezzi gli effetti di questo fenomeno qui, per due ragioni. Uno, perché c'è un mercato che detta le condizioni, non è che si possono toccare i prezzi così. Secondo, ci sono molti clienti, la maggior parte, che pagano in contanti, che sarebbero ulteriormente penalizzati se dovessero, e non hanno il buono pasto, ma vanno a pranzo in un bar o vanno a fare la spesa, no, pagando in contanti, per così, e quindi non sarebbe giusto. E infatti le imprese non calcolano la mano su questo. Ecco, io credo di aver chiuso, poi chiunque vuole approfondimenti sui conti, siamo a disposizione, grazie. Grazie a lei. Allora, se fosse un simposio di economia, vi direi che qui stiamo sperimentando in questo paese, anche alla luce di tante richieste negli anni passati, il primo caso di valuta parallela. Perché a livello mondiale, no, ma lo dico perché nei saggi di economia, così lo sanno anche Borghi e Bagnai, tutti quelli che sono inventati il ritorno alla lira, non voglio far politica qua, però mi ricordo anche i mini bot che si basavano su un'idea di valuta parallela comunque. Perché le valute parallele funzionano esattamente in questo modo nelle
nei paesi in cui sono state sperimentate. Devo far notare che di solito sono regimi, cioè l'ultimo caso che io ho studiato anni fa era quello della valuta parallela cubana, laddove il peso convertibile aveva un valore nominale identico al peso nazionale. Peccato che essendo un peso convertibile, convertibile in dollari, poi il valore reale fosse diverso. Cioè quello che voglio dire, attenzione, non è che non abbiamo mai studiato in natura casi di valute parallele laddove c'è una valuta che il cui valore nominale rispecchia il valore reale. Di solito questo avviene perché hanno possibilità di conversione, tipicamente la conversione in oro e in dollari. E poi c'è una valuta che ha un valore nominale che non rispecchia il valore reale, perché la conversione non è possibile. Tutto questo perché, ripeto, si fa nei regimi scarsamente democratici, si fa laddove hai problemi di valuta e quindi di bilancia dei pagamenti, ti manca la valuta, e stiamo parlando sempre di regimi o di paesi con grosse difficoltà economiche. Non si è mai visto fare un paese occidentale che ovviamente non ha, anzi, sulla bilancia dei pagamenti noi e sulla bilancia primaria sono messi bene. Perché lo dico? Perché è un fenomeno talmente innaturale, talmente distante da quello che noi vediamo, appunto, relativo a repubbliche delle banane o regimi esotici, e fatto esplicitamente per far cassa e mantenere la valuta forte nel paese, che difficilmente può essere compreso dall'opinione pubblica abituata a sapere giustamente che il valore reale coincide con il valore nominale, al netto delle commissioni. Io ho capito. Qualcuno prima contestava, no, non è vero che il commerciante, io invece temo che poi fenomeni di aggiustamento vengano fatti. E spero di no, capito? Tutti mi giurerete che non vengono fatti. E allora c'è solo un costo, e allora c'è solo un danno. Se tu non riesci a fare un aggiustamento, capito che non puoi fare un aggiustamento inflattivo, perché l'aggiustamento inflattivo erga omnes, arrivo io con un buon pasto e cambio bar, il bar accanto, tra l'altro, quello che dimenticavo di dire, che se il bar accanto non ha questo problema, lui non metterà mai l'aggiustamento inflattivo, quindi esce fuori mercato il bar che lo fa per motivi di qualità, come regola di mercato. Al presidente di Fede Distribuzione, Gradara, chiederei intanto un commento su quanto è appena emerso, ma anche di far capire come mai veniva cito prima da Stoppani e da Sbraga, tutte le associazioni di categoria che delle volte giustamente hanno all'interno di una filiera anche sono in contrapposizione, hanno un ruolo, hanno un atteggiamento dialettico, perché vi siete messi a un tavolo e avete firmato un volantino, anche il volantino dà un po' l'idea di manifestazione, diciamo, di carattere studentesco. Prego. Grazie Marigioni. Beh, parto da quest'ultima affermazione. Allora, questo tavolo è rappresentato il 90% del commercio italiano e oltre il 90% dei pubblici esercizi italiani. Come si diceva prima, non è consueto che chi rappresenta grandi, piccole imprese, strutture, trovi dei momenti così di condivisione, anzi in effetti c'è anche una normale, sana, diversa visione delle questioni. Se accade questo è perché siamo di fronte a un problema che sta assumendo dimensioni realmente importanti. Ed è un paradosso perché in un momento in cui si parla di taglio del cuneo fiscale, questo ci riflettevo un attimo fa, è uno strumento di taglio del cuneo fiscale che si erogano dei benefici ai lavoratori dipendenti sottoponendoli a una disciplina normativa fiscale e contributiva di favore. Quindi di fatto è 1 miliardo di euro di cuneo fiscale. Bene, strumento che funziona, strumento di successo, ha avuto la sua evoluzione negli ultimi anni, non si sta creando le condizioni per mandarlo a morire, perché è evidente che al di là di tutte le questioni più di natura tecnica che sono state citate, dalla pluralità dei POS al problema delle garanzie sulla solvibilità degli istituti emittenti, ma commissioni superiori al 20% sono assolutamente insostenibili. Io parlo per il mio settore è un settore che intanto negli ultimi anni non è che se la cavi più bene come in passato, sviluppa un utile medio dello 0,5% del fatturato, il margine sulla merce mediamente del 25%. Beh, fate poi voi i conti, queste sono tutte vendite in perdita. Qualcuno potrebbe dire, ma perché li accetti? Nel momento in cui io distribuisco centinaia di milioni di euro di buoni a milioni di lavoratori che poi rappresentano milioni di famiglie, l'uscire da questo mercato per un operatore può far venire meno la firma nei confronti di quel consumatore che comunque ha in mano uno strumento di pagamento e lo andrà a spendere a qualche altra parte. Quindi il paradosso è che si crea una situazione di concentrazione della domanda che ti costringe a rimanere sul mercato a delle condizioni che oggi sono totalmente insostenibili.
che cosa... E quanto diciamo, a regime ci siamo? Ecco, ma infatti qui è chiaro che ci sono una serie di questioni di responsabilità. Noi non vediamo questa partita come una partita di contrapposizione, però vogliamo mettere e chiediamo di mettere sotto riflettore un problema prima che si creino le condizioni per far fallire questo strumento con tutta una serie di problematiche che si creerebbero. Il primo referente evidentemente sono le istituzioni. Noi al termine di questa riunione invieremo una lettera congiunta al Ministero dello Sviluppo Economico, che è competente, al Ministero del Lavoro, che ovviamente è coinvolto nella questione. Sono realtà istituzionali che hanno tanti problemi, tanti tavoli di crisi. Beh, noi cerchiamo di evitare che si arrivi a un tavolo di crisi, chiedendo di aprire immediatamente un tavolo per una rivisitazione totale di questo sistema. L'Istituto del Buon Impasto non è una tipicità italiana, esiste anche in altre realtà mondiali. Le commissioni non sono minimamente paragonabili a quelle che si sono venute a creare sul mercato italiano. Parliamo di commissioni che mirano a remunerare la gestione di uno strumento, quindi molto simili a quelle che accennava Barisoni sulle carte di credito. Qui parliamo invece di una sorta di, come dire, commissione impropria, imposizione impropria scaricata sulle spalle degli operatori, grandi o piccoli che siano. E come a dire, a questo si aggiungono centinaia di milioni di danno che sono andati a seguito del movimento di gruppo, che mettono in evidenza la necessità di un livello di controllo. Le imprese oggi sono coinvolte in responsabilità solidali sugli appalti che assegnano, e credo che la stessa identica normativa debba venire anche nei confronti di un pubblico che opera in regime monopolio. Quindi questa è un po' la fotografia. Allora, se non fosse chiaro, io purtroppo resto, diciamo, attento e tenere con me. Guardate, riprendo quello che diceva Gradara, e cioè il tema del cuneo fiscale. C'è una differenza che io invito i vari soggetti anche a porre alle istituzioni e al legislatore. Noi abbiamo un problema da sempre che diventerà ancora più forte quest'anno, probabilmente come blocco o rallentamento delle esportazioni in alcune aree geografiche, che sono i consumi interni, che non si muovono da anni. Sì, hanno fatto qualcosa nel 2018-19, adesso. E quindi giustamente il governo e qualunque ministro, qualunque sottosegretario che abbia letto o fatto un esame di economia 1, economia 2, quindi pochi, ti dice dobbiamo stimolare la domanda interna. Perché andare avanti solo a basarsi sull'export, cioè il modello tedesco che è in affanno per questo motivo, si ferma l'export, non ha mai stimolato la domanda interna. E la Germania fa più 0,6, cioè uno schifo. E fin qua siamo tutti d'accordo, mi sembra. Come stimoli la domanda interna? La domanda interna ci sono due approcci, la stimoli o riducendo la pressione fiscale o facendo gli investimenti pubblici. E fin qua siamo a proprio alla BCE. Perché lo dico? Perché la riduzione della pressione fiscale ha un piccolo problema, che è il famoso problema del cavallo a cui dai l'acqua ma se non vuole bere non la beve. Cioè io posso abbassare il cuneo quanto vuoi, ma se tu hai prospettive negative sul futuro, i soldi che risparmi, ecco il problema di 80 euro di Renzi, ecco il problema che probabilmente a cui andremo incontro con la riduzione del cuneo fiscale, non li spendi, perché hai incertezza sul futuro economico, non li spendi. Perché cito tutto questo? Non per farvi un pippotto, perché in realtà non è vero, Gradara, che funzioni come il cuneo fiscale, è meglio del cuneo fiscale, perché il buon passo lo devi spendere. Quindi paradossalmente, se dovessi applicare una categoria economica, applicherei quella dell'investimento in infrastrutture, non quella del cuneo fiscale, laddove io so che 1 miliardo speso in infrastrutture va effettivamente sul territorio e contribuisce al PIL, 1 miliardo di decontribuzione sull'IRPEF va, boh, nel conto corrente, sotto il materasso, non lo sappiamo. Piace molto la politica perché è chiaramente qualcosa che tocca più tante persone, invece l'infrastruttura la vede solo chi ci abita davanti, ma, ed è il motivo per cui non si fanno infrastrutture, investimenti in infrastrutture nel tuo paese, si continua ad andare avanti con la retorica degli 80 euro o del reddito di cittadinanza, ma in realtà il problema è che dal punto di vista economico l'impatto di un investimento infrastrutturale è un volano, è un moltiplicatore di 1 a 3, cioè di solito attiva investimenti privati per 3, e il cuneo fiscale vedremo cosa darà. Lo dico perché nel momento in cui voi doveste, ipotizzando che questo non avvenga, per carità, bloccare completamente, tu non avresti un danno economico, invito anche Sbraga magari a fare una proiezione su questo,
di 3 miliardi e 200 milioni in meno. Perché se in fase di, paradossalmente, se, per teoria, se in fase di contrattazione aziendale l'azienda X decidesse, va bene, non ti posso più erogare il buon impasto, ti do la stessa cosa sotto forma di potere d'acquisto, di, diciamo, di remunerazione economica, anche al netto della tassazione, immaginando che il governo improvvisamente si svegli e non vada a tassare cose che non è mai successo, sono in pochi casi aumenti o premi contributivi, comunque io riceverei 10 euro cartacei e non più in buon impasto, che probabilmente di cui ne spenderei probabilmente 5 e 5 li terrei in portafoglio. Cosa voglio dire? Che l'impatto sui consumi, anche immaginando che salti tutto il meccanismo dei buoni impasti, attenzione che su questo sono soldi, non sarebbe replicabile semplicemente mettendo in busta paga al netto di ogni tassazione, perché magari ti inventi la formula che si tratta di welfare aziendale, non lo tassi, i 10 euro che in questo sono i buoni impasto, perché l'effetto economico, che è l'unico che interessa a me, non quello nominale o teorico, sarebbe molto diverso. Tu probabilmente andresti incontro a un dimezzamento dell'acquisto reale ed effettivo, cioè su 3 miliardi e 2 andresti a spendere 1 miliardo e mezzo. Nessuno di noi con 10 euro in mano andrebbe per forza nel bar a spendere tutti i 10 euro, di cosa stiamo parlando? Abbiamo 5 milioni di italiani che supportano il cibo, che mangiano sul posto di lavoro, la cosa mi inquieta un po' per il modo di pensare sul posto di lavoro, che schifo diventino, ma cioè, e avresti un aumento puro e totale del numero di italiani che mangiano sul posto di lavoro, supportano il cibo da casa. E tu dici, chi se ne frega, hanno 5 euro in più? No, perché non me li spendono. Invece io come paese ho il problema che questi 5 euro mi vengono spesi, non che tu li tenga in conto corrente a tassi di interesse in pronti contro termini. E quindi quando parlate con il legislatore fate capire che lì non c'è solo un cuneo fiscale, ma c'è una spesa certa, come l'investimento è una spesa certa e la riduzione fiscale boh è una spesa ipotetica, in questo caso poi è una spesa certa a fronte di una spesa ipotetica con una che porterebbe a una contrazione certa, perché ripeto, a questo zitto, è inimmaginabile che il lavoratore a fronte di 10 euro nominali, diciamo, di valuta corrente, vada a spendere tutti al bar o al ristorante, e invece adesso è obbligato a spendere tutti, tant'è che, come sapete, alcuni di loro invece che spendere li usano per acquisti di altro genere, ma insomma questo è il danno. Immaginate solo una proiezione di un miliardo e mezzo in meno di spesa nei consumi, fatevi due conti e vediamo qual è il dato finale sul danno dell'evento a dettaglio. Però attenzione, perché forse se qualcuno è, prima di farlo capire questo interlocutore, però se lo spiegate, altro che cuneo fiscale. Comunque, Bernareggi, eccolo lì, non so se il ragionamento mio vi ha preso troppo fuori, però a me interessano anche i temi di politica economica complessiva, perché qua ragioniamo solo le categorie, perché anche le COP aderiscono a questa iniziativa, prego. I motivi per i quali siamo, come giustamente veniva detto precedentemente, siamo insieme è che questa situazione è diventata assolutamente insostenibile. Mentre Barisoni cercava, diciamo, di estendere queste considerazioni a temi un po' più impegnativi, sia per noi ma anche per il governo, mi veniva però da dire che in realtà il tema vero su questo tema di buoni pasto è che c'è qualcuno che fa il furbo con i nostri soldi. Ed è una prerogativa che è ancora più fastidiosa quando questo qualcuno per un terzo è lo Stato. Mi verrebbe quasi da dire, diciamo a titolo ancora di aggravante, che è una specie di istigazione a delinquere, perché se in una gara io comunque ottempero a un mio dovere contrattuale nei confronti dei miei dipendenti attraverso un principio quasi esclusivo del massimo ribasso, è come se io rinunciassi a svolgere qualunque azione di regolazione, di garanzia nei confronti di un mercato che ha assunto le proporzioni di cui sopra. Io volevo dire brevemente queste tre cose. La prima, noi siamo qui oggi grazie anche a un lavoro fatto dagli uffici legali, legislativi, delle associazioni molto importanti che hanno permesso di tenere insieme questo tavolo, ha fatto un lavoro egregio. Capisco che per dei cronisti che non sono abituati diciamo, ad affrontare questo tema ci sono delle questioni, delle materie magari anche un po' complicate. Sono a disposizione per ovviamente approfondire alcuni aspetti, dettagli tecnici non irrilevanti. La seconda cosa che volevo chiedervi è di raccontare i fatti per quelli che sono, se posso permettermi questo richiamo.
qui non si tratta di fare quello che vi chiediamo e che esprimiamo noi, raccontate questa situazione per quella che è e vi renderete conto che siamo a un livello assolutamente paradossale. La terza cosa, e vengo più al richiamo che faceva il dottor Barisoni, è questa, che è evidente che per quello che ci riguarda i nostri bilanci, già diciamo non da tripla A, come diceva esattamente Gravera poco fa, possono sopportare questa situazione per un tempo limitato. Non è una questione che possiamo sopportare all'infinito. Quindi o il governo, diciamo così, ascolta questo richiamo alla responsabilità, si siede, discute con noi, ma mi verrebbe da dire quasi non solo con noi, perché tenete presente che nella procedura di fallimento di Pi Group ci sono banche che sono, diciamo così, soggetti vittime di quel fallimento per centinaia di milioni di euro, che hanno dato credito a un'impresa, diciamo così, che è una delle imprese che ci ha particolarmente infastidito per le vicende note di cui parlava anche Barisoni. Quindi io non credo che sia giusto parlare di minacce, però siamo arrivati a un punto, diciamo, di sopportazione limite di questa vicenda per quello che riguarda tutti, siano essi distributori commerciali della grande distribuzione che esercizi di pubblico esercizio di dimensioni più piccole. Noi ci aspettiamo che nelle prossime settimane il governo si comporti, crediamo che sia sensato farlo nell'interesse di provare, ed è questa la cosa che volevo dire infine, di corrispondere a un servizio che è stato concepito a suo tempo come servizio aggiuntivo alla retribuzione del dipendente pubblico o privato che sia, e che rischia di saltare perché c'è qualcuno che vuole speculare oltre misura su un servizio verso il quale invece deve cercare di corrispondere all'interesse del lavoratore. Allora, io vorrei capire adesso, andando all'ultima parte, e quindi con i Molesi, Bianca e Prampolini, poi anche se vuole concludere Stoppani, che cosa potreste fare? Io sono d'accordo con Bernareggi, nessuno vuole arrivare a uno scontro immediato, però diciamo, esiste sempre l'opzione B, no? E visto che mi sembra, e già me lo dite da un anno, perché non è la prima volta che ne parlo con voi, che la situazione sia diventata per voi insostenibile dal punto di vista economico, che la vicenda di cui il gruppo abbia palesato, diciamo, il rischio poi che l'intera filiera salti anche senza che voi lo decidiate, mettiamolo così. E a questo punto che cosa potreste fare, potreste, se l'opzione A, cioè un sano e ragionevole confronto con il governo e quindi anche la riduzione della componente del terzo a cui faceva riferimento Bernareggi, cioè un terzo dello Stato, no? Che già sarebbe qualcosa nel bilancio complessivo, dovesse fallire, quali iniziative potreste prendere? E qui andiamo anche a... I volantini si davano una volta davanti alle fabbriche in sciopero. E io lo dico perché... Allora, qui fate prima volantino e poi lo sciopero, eventualmente mi dica dove siete disposti ad arrivare. Aspetti che devo prendere, accendo pure. È andata, no? Sì. Sì, ma intanto... No, deve accendere. Sì, scusi. Si è acceso, non lo so, non vedo. Ma intanto c'è un primo momento che è quello di passare a una corretta informazione. Tu adesso stavi, Luca, parlando proprio di questo argomento, cioè come rendere trasparente, far conoscere a tutti quanti quella che, al di là di cosa scriveranno i cronisti che sono qui presenti, ma abbiamo un primo problema, far conoscere ai nostri avventori, ai nostri consumatori, coloro che vengono ai nostri negozi e negli esercizi pubblici, qual è la esatta situazione, perché ovviamente noi riteniamo che non sia almeno non ci risulta che sia così conosciuta, anche se qua e là qualche esercente magari ha deciso di non ritirare più i buoni pasto, manifestando quindi ai suoi pochi consumatori che questa cosa lo penalizza dal punto di vista del suo conto economico. Ma al di là di qualche
puoi dire, caso particolare, noi riteniamo che la grande massa di quei, tutti coloro che, i numeri non li ripeto, li avete fatti voi, che sono coloro che hanno il buono pasto, non siano a conoscenza esattamente di questa situazione. Quindi c'è un primo problema, che lo faremo con un volantino, non sarà, diciamo così, non saremo davanti alle fabbriche, ma saremo sicuramente dentro i nostri negozi, dentro i pubblici esercizi. E devo dire che di solito il passaparola in altre occasioni ha funzionato, speriamo che funzioni anche in questo specifico caso, insomma, perché, come dire, sarà uno strumento che mettiamo in mano ai nostri attentori e cerchiamo di dare anche qualche spiegazione del perché stiamo facendo questo volantino. Quindi il primo punto è un'opera di informazione. Il secondo punto è sicuramente quello di, come dire, sperare che, l'hanno già detto i miei colleghi qui a questo tavolo, che il governo, viste le sollecitazioni che noi faremo, ci convochi e entreremo nel dettaglio attraverso gli strumenti di uffici nostri, insomma faremo tutto ciò che è possibile per, ovviamente, per modificare questa normativa che, al di là di ogni considerazione, penalizza gli esercenti, punto, li penalizza in modo significativo, e i conti economici delle nostre, io, siccome siamo proprio in questi giorni siamo usciti da una profonda analisi della filiera del valore che abbiamo presentato, che ci ha fatto lo studio Ambrosetti, che abbiamo presentato di recente all'iniziativa di Marca, ecco, da lì appare come nella filiera del valore siamo i maggiormente coloro che sono più penalizzati rispetto ad altre rispetto al mondo agricolo, rispetto al mondo della trasportazione, quindi non abbiamo più la possibilità, proprio un dato economico, per cui qualche imprenditore isolatamente ha già deciso di non ritirarli più questi buoni, ma sono casi isolati, perché voi comprendete che in una situazione di difficoltà delle vendite, e vorrei ricordare a tutti che ancora noi siamo ancora al di sotto della situazione del 2007, cioè della situazione pre-crisi, per cui insomma al di là di qualche positività, ma certamente questo è il dato. E allora il problema è che cominceremo con l'informazione, cominceremo con parlare col governo e poi certamente, e poi passeremo ad altre forme. Potrà piacere o non piacere, ma alcuni imprenditori, almeno del nostro gruppo, hanno già cominciato a dire, quelli che non hanno un problema di vendite perché hanno il loro conto economico positivo, hanno detto noi non li ritiriamo più. Vorrei che questa cosa non venisse per singolo operatore perché non ha la competizione pesante, ma dovrebbe essere un'occasione per tutto questo tavolo per decidere forme di, come possiamo dire, di protesta anche più sollecite. Lo sciopero vedremo, lo sciopero di un giorno non serve, lo sciopero di una settimana nemmeno, e se si decide una forma di sciopero bisognerà che sia più consistente. Sì, adesso non voglio darvi consigli sullo sciopero perché sennò, insomma, avendo come azionista Confindustria deve essere anche un po' così una dissociazione cognitiva, però una cosa la voglio dire: il vostro punto di forza, lo dico in maniera molto piatta, non sono i 100.000 esercenti che utilizzano i buoni pasto, perché 100.000 esercenti sono 100.000 voti, 100.000 famiglie è un po' poco, e poi il mondo del commercio, lo dico anche qui fuori dai denti, non gode di tutta questa stampa positiva se tu vai verso l'utente. Io mi metto nei panni del politico e sai, i commercianti si lamentano, se ho fatto qualcosa che i commercianti si lamentano, in molti casi è anche vero, vuol dire che va bene per il cliente. No, il vostro punto di forza sono i 2.800.000 lavoratori, perché è chiaro che da quel punto di vista le organizzazioni sindacali si urterebbero, e poi mi chiamo perché sono delle signore, e comunque lì i numeri si fanno più consistenti, perché 2.800.000 lavoratori che non possono più usufruire del buono pasto e devono andare a rinegoziare quello che si chiama welfare aziendale, fanno girare le balle la RSU e fanno girare le balle i lavoratori stessi. Allora lì, se dovessi dare un consiglio su come praticare, diciamo, tecniche dal Vietcong, vi direi meglio puntare sui 3.200.000 vostri associati, anche se voi questi
ovviamente rappresentate, ma diciamo, la sensibilità politica temo che vada più sui 3 milioni e 2 che sui 100.000. Corrado Luca Bianca, anche con lei il motivo per cui siete qui, la vostra esasperazione mi sembra chiara, le fin dove siete disposti a spingere. Buongiorno a tutti, parlerò un po' più forte così. Allora, in questo momento io mi faccio portavoce delle migliaia di imprese associate a Confesercenti che ci chiedono da tempo una riforma del sistema dei buoni pasto. E, perché vedo io il mio intervento si deve concentrare sull'aspetto della causa Consip. Perché la causa Consip? Molte di queste imprese, molti di questi lavoratori si sono recentemente trovati in una situazione abbastanza drammatica, ovvero si trovavano tra le mani migliaia di buoni pasto che non valevano più nulla, con un danno enorme per l'intero settore. Moltissimi esercizi si sono ritrovati sulle spalle centinaia di milioni di euro di crediti a causa del fallimento della società Quigroup. Eppure questi esercizi hanno lavorato, hanno dato un servizio e di fatto non sono stati pagati. Proprio per questo il tavolo ha deciso di avviare un'azione di responsabilità nei confronti di Consip per aver ignorato dei campanelli d'allarme importanti e dopo essere stata dichiarata fallita dalla Quigroup nel 2018 ha lasciato milioni di debiti. Quindi vogliamo capire quali sono le giuste responsabilità dell'intero settore. E proprio per questo la stazione appaltante non dovrebbe rispondere in soldi. C'è l'avvocato. No, dico la stazione appaltante, mancata vigilanza, se fosse così la Banca d'Italia. Però dico, non dovrebbe rispondere in soldi. Scusi, sono interrotto, ci pensavo questo aspetto. Sì, certo. Diciamo, la responsabilità della Consip come soggetto aggiudicatario, a nostro avviso, deriva proprio dalla sua negligenza nella vigilanza sull'attività dell'aggiudicatario. Non tutti sanno che le commissioni praticate, i tempi di pagamento degli esercenti sono elementi di valutazione delle offerte, per cui gli atti di gara, la stessa convenzione, prevedevano che la Consip avesse un potere di vigilare se questi tempi di pagamento venivano rispettati, cosa che non è avvenuta naturalmente. Ora, nell'interlocuzione che già c'è stata, perché c'è stato uno scambio di missive naturalmente in particolare tra la FIPE e la Consip, quest'ultima si è difesa dicendo che questa attività di vigilanza sarebbe una sua facoltà, un suo diritto, non un dovere, tantomeno nei confronti degli esercenti, e che gli esercenti si dovrebbero tutelare da soli, avendo un autonomo rapporto contrattuale con la società emettitrice. In questo modo si perde completamente di vista che tutti questi contratti, il contratto tra la Consip e la Quigroup, i contratti tra la Quigroup e le pubbliche amministrazioni, i contratti tra la Quigroup e i vari esercizi, sono tutti collegati da uno scopo pratico e funzionale, ad uno scopo pratico unitario, che è assicurare il servizio sostitutivo di mezzo. Per questo noi riteniamo che la Consip non poteva, non doveva lasciare soli gli esercenti, anche perché se è vero che gli esercenti possono dire non accetto i buoni pasto dell'acquedotto, ma in che modo, diciamo, come potevano valutare effettivamente quale fosse la situazione? Intanto c'è un problema naturalmente anche di perdita di clientela, teniamo conto che la Quigroup in quel periodo si giustificava i suoi ritardi dicendo la pubblica amministrazione non mi paga, tutto questo solo la Consip poteva saperlo e invece a nostro avviso non ha vigilato. Un ultimo dato per dire quanto poi singolari sono le situazioni. Dell'Aquigroup si avvalevano anche i dipendenti dell'ANAC, cioè dell'autorità che deve vigilare. Pensavo che dicesse dipendente della Consip, che sarebbe stato ancora più interessante. Sarebbe stato ancora più interessante, però per dire l'ANAC ha diciamo, rotto il suo rapporto diretto con la Quigroup prima ancora che lo facesse la Consip. Se la Consip si fosse mossa e aveva tutti gli elementi e tutte le informazioni
possibili per farlo, si fosse mossa con un anno di anticipo, probabilmente quel buco di 200 milioni oggi non ci sarebbe. Grazie Avvocato, perché ci ha chiarito il perimetro legale su cui mi muovete. Luca Bianchi, prego. Sì, poi ecco, a prescindere di come andrà il ricorso, a nostro avviso il sistema dei buoni pasto ormai è fuori controllo e deve essere comunque rifondato. E pensiamo che come un primo passo possa essere un tavolo ministeriale che veda il coinvolgimento delle associazioni di categoria. E poi il sistema dei buoni pasto è come una punta di un iceberg che nasconde tantissime insidie, sia lato lavoratori che lato imprese. Ci vuole appunto una garanzia che tutele le aziende che accettano i buoni pasto, altrimenti con profondo rammarico non nascondo che potremmo anche in futuro considerare di mettere in discussione tutto il sistema dei buoni pasto, perché ovviamente le nostre imprese non possono più chinare il capo, anche perché in questi ultimi anni ci sono stati innumerevoli interventi normativi per arginare le distorsioni del mercato, ma a conti fatti non sono andati così a buon fine. Il livello delle commissioni a carico degli esercenti è diventato troppo insostenibile, quindi richiediamo fortemente che vengano imposte delle nuove regole che siano semplici e chiare per tutti, tetto massimo delle commissioni degli esercenti, garanzia per la tutela dei pagamenti, posto unico, ma soprattutto anche contratti chiari e trasparenti che possano tutelare gli esercenti. Quindi siamo a un punto di non ritorno, ribadiamo che se questa situazione non cambia bisognerà un po' mettere in discussione l'intero sistema dei buoni pasto. Va bene, adesso io vorrei arrivare veramente alla conclusione, poi sono domande che ci mancherebbe, e vorrei farlo con Donatella Prampolini. Se levate il microfono per favore, o no, glielo mio. Sì, glielo mio. E qui arriviamo. In qualche modo Luca Bianchi già li accennava e anche i Moresi. Ripeto, mi auguro che poi commenteremo e racconteremo di incontri proficui, virtuosi con il soggetto pubblico e con il Ministero. Ma diciamo, fino a che punto, devo rifare la domanda, siete disposti a spingervi? Ma è una bella domanda, nel senso che stamattina ci siamo trovati, prima dell'incontro della conferenza stampa, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che mina spariamo stamattina su questo tavolo, perché è ovvio che bisogna fare qualcosa. Sono stati troppi gli anni in cui ci siamo detti le stesse cose, abbiamo ribadito che ci voleva un tetto massimo alle commissioni, che non si potevano fare le gare a ribasso, che ci voleva la certezza della solvibilità delle società emettitrici, ma niente di fatto è mai arrivato al dunque. Quindi noi dobbiamo probabilmente fare un passo ulteriore, diventare un pochino più risoluti e un pochino più cattivi su questa vicenda, se no ci sentiamo davvero presi in giro. Peraltro, se me lo permette, io un piccolo chiarimento su alcune cose che sono state dette prima, perché mi sono rimaste qua, lei mi ha visto mentre diceva la cosa e io scuotevo la testa, siccome siamo qui per fare un'operazione verità. Io non vorrei che si uscisse qua con l'idea che il cliente che entra nei nostri punti vendita con il buono pasto ha un prodotto diverso che costa meno rispetto a quello che viene pagando col contante. Io non credo che succeda nemmeno nei pubblici esercizi, ma di sicuro nella distribuzione grande, piccola o media non succede. Se uno viene e mi compra il tramezzino e la Coca-Cola, non è che gli do una Coca-Cola scaduta o un tramezzino di 3 mesi prima. Ha lo stesso prodotto che avrebbe qualcun altro, quindi per adesso quanto riguarda capito da dove è nato il coronavirus. Allora, il lavoratore non ha una penalizzazione perché il valore nominale del buono pasto ce l'ha esattamente scontato dalla spesa che viene a fare nei nostri punti vendita. Chi paga questa commissione è l'esercente, siamo stanchi di essere quelli con il cerino in mano. Quindi la prima cosa, quindi per fare un pochino il sunto della giornata, aver attivato questo tavolo che comunque non finirà con stamattina, continueremo a discutere, continueremo a cercare di fare sinergie comuni, nonostante le nostre diversità e nonostante su tanti temi spesso e volentieri ci siamo trovati non d'accordo, ma su questo abbiamo trovato una quadra che ci trova tutti d'accordo e tutti davvero risoluti nel voler trovare una soluzione. La lettera ai ministeri partirà oggi, subito dopo questa conferenza stampa,
richiederà un incontro, l'attivazione di un tavolo anche tecnico, perché spesso e volentieri chi scrive le norme non ha la più pallida idea di come funziona sui punti vendita. Io sono convinta che il fatto che ci siano 5 o 6 POS sopra una singola cassa non ne abbiano la più pallida idea i nostri legislatori, non abbiano capito che in realtà quelle sono tutte commissioni e sono in realtà un'ulteriore tassazione per l'esercente, che alla fine è sempre quello che paga. La causa Consip andrà avanti, noi, è una causa del tavolo, è una causa interamente del tavolo, quindi noi saremo lì per cercare di far capire che qualcuno ha sbagliato e che non mi si venga a dire che si poteva evitare di prendere i buoni pasto, perché anche questa è una bugia, perché quando hai firmato un contratto con una società emettitrice e la società emettitrice è in ritardo con i pagamenti, tu esercente non puoi rifiutarti di prendere il buono pasto, perché contrattualmente potresti essere passibile invece di una causa da parte della società che ha emesso il buono pasto, quindi non è così semplice anche smettere di prendere il buono pasto, quindi ci vuole chiarezza. La campagna informativa, il volantino sarà uno strumento vecchio, probabilmente sì, però è uno strumento che noi ci sentiamo in questo momento di dover mettere in campo, fare una comunicazione semplice, chiara e precisa per far capire che questo buono pasto forse così buono non è. Vogliamo richiedere fortemente una riforma di tutta quella che è la normativa sui buoni pasto, perché la salvaguardia del valore nominale del buono pasto deve essere fondamentale, ma su tutta la filiera del buono pasto, non solo per il lavoratore che oggi vede, ripeto, salvaguardato il valore nominale, ma anche di chi fa parte delle fasi intermedie della filiera, quindi quel valore nominale deve essere salvaguardato. Se c'è una commissione da pagare, la commissione non la può pagare soltanto l'ultimo anello della catena che rimane col cerino in mano, deve essere equamente divisa tra il datore di lavoro che ha acquistato i buoni pasto ed eventualmente anche noi che ne diamo un servizio, ma deve essere ovviamente in un termine accettabile, perché se oggi volessimo parlare della percentuale che va sopra il 20% su quelle vendite, probabilmente incorreremmo anche nella legge sul sottocosto nel nostro settore, perché la realtà è questa, perché c'è anche un problema di sottocosto rispetto a quel tipo di vendite. Le società emettitrici devono rispondere ad un rating di affidabilità, deve essere un rating fatto con dei parametri chiari e soprattutto ci vuole chiarezza nella contrattualistica. Spesso e volentieri i contratti hanno delle clausole scritte in un carattere che probabilmente è un carattere burocratico, che mettono davvero in condizioni l'esercente di essere vincolato a quel contratto e non riuscire a svincolarsi se non in tempi lunghissimi, magari continuando a perdere su perdere soldi, quindi anche la contrattualistica deve essere chiara, i servizi facoltativi devono essere realmente facoltativi, perché quando una società emettitrice ti dice che se non paghi il servizio facoltativo non ti convenziona, diventa un servizio obbligatorio, quindi anche qua smettiamola di prenderci in giro, le storture sono tante, noi ci siamo un po', posso dirlo, rotti quella roba lì, quindi siamo pronti anche davvero, se tutte queste cose non funzioneranno, a smettere di prendere i buoni pasto. Mi rendo perfettamente conto che sarebbe un boomerang sui consumi interni, però ripeto, siamo arrivati a tali livelli di onerosità del buono pasto che diventa veramente una vendita in perdita quando il cliente entra col buono pasto, quindi tanto da augurarti che non entri più nel tuo punto vendita. Non è sana una cosa di questo genere. Allora, grazie Pramponini, a me resta un dubbio, magari adesso anche sono domande e poi tutti i relatori sono disponibili per incontri individuali. Io non ho capito una cosa, forse la chiarisce appunto Sbraga, ma perché negli anni 90 e anni 80 le commissioni stavano tra 0 e 2-3%, cioè qual è il meccanismo magico che permetteva alle commissioni di avere un livello accettabile? Perché insomma, immagino che tutti qua metteremo la firma sui volantini. Sì, diciamo ecco, che il meccanismo è stato fino a quando il buono pasto era prerogativa quasi esclusiva, anche se non del tutto, del settore privato, si stava dentro un limite accettabile, o meglio, prima addirittura pagava la commissione per il servizio, come diceva la Presidente Parampolini, poi pian piano ha iniziato ad entrare la pubblica amministrazione che all'inizio aveva costruito gare, no, che tenevano basse le commissioni alla rete, agli esercizi convenzionali, addirittura il meccanismo di gara faceva sì
che vincesse l'emettitore che proponeva la commissione più bassa agli esercizi convenzionati. Quindi questa cosa si rifletteva anche sulle stazioni appaltanti private e si stava in un ambito, diciamo, di sostenibilità. Però pian piano si è creata una divaricazione tra sconto preteso dalla stazione appaltante pubblica per lo più, quasi esclusivamente con questa concentrazione enorme, cioè quando uno fa una gara d'appalto da 1 miliardo su un mercato che ne vale 3, detta le regole del mercato. Quindi sono entrati i servizi aggiuntivi che servivano a compensare, che facoltativi ma obbligatori di fatto, perché giustamente, come diceva la Presidente Prampolini, se non mi accetti quel servizio non ti convenziono, quindi devi prenderlo. E questo poi ha fatto da benchmark in termini negativi per tutte le gare. Oggi anche le stazioni di appaltanti private hanno capito che sul buono pasto possono risparmiare, cioè, più di quel di, miliardo di euro. Stato dicendo che l'unica spending review che qua si è fatta, ecco, è l'unica intenzione sul buon pasto. Allora, grazie. Io non amo creare momenti di pausa. Se i colleghi hanno delle domande ulteriori da fare, parlino loro, tacciano per sempre, e se no, anche individualmente con i singoli rappresentanti delle categorie. Che firma, c'è la firma del Valentino prima? Ma la facciamo dopo le domande. Sì, sì, va bene, va bene. Lo facciamo obbligatoriamente. Lo sappiamo. Sì, sono Alfonso Bagnale dell'ANSA. Io vorrei chiedervi quanto tempo siete disposti ad aspettare prima di bloccare i ticket. Beh, termini di scadenza, lasciamolo al buon senso delle cose. Insomma, oggi parte una pubblicazione che poi verrà gestita con quelli che sono anche gli aspetti di lobby, nella pretesa, insomma, di avere i termini ultimi. Però compagni, perché beh, se lei va alternativa così, auguri, arriviamo sì, sì, al Conte Quater e siete ancora qua a discutere, per cui non so, mi dica fino a che l'anno fiscale non lo so, non noi auguriamo di essere convocati intanto, cominciamo a discutere e poi valuteremo, non in tempi biblici, mi permetto di dire questa volta. No, vai, perché è chiaro che o viene presa sul serio questo grido di allarme, o altrimenti, come avete visto, siamo gente, non dico disponibili a tutto come la Prampolini poco fa detto, però diciamo disponibili a fare delle cose serie. Sicuramente da oggi noi cominceremo a informare anche le persone che frequentano i nostri punti vendita, perché, come giustamente veniva detto, alla fine chi potrebbe rimettersi seriamente in questa vicenda sono i consumatori. Dipende molto da quello che deciderà di fare il governo, se ci ascolterà o meno. Quindi, immagino entro fine anno che questa situazione venga risolta. Beh, auguriamo anche prima. Anche prima, se fosse possibile. Entro l'autunno. Dico entro l'autunno, diciamo. Se no è autunno caldo. Altre domande? Volevo chiedere, sono gratuito di alimentando, se avete qualche statistica su come vengono spesi questi 500 milioni di buoni pasto, perché la mia sensazione è che una parte dei beneficiari non lo consideri buono ma buonissimo, e mi riferisco a quel milione di dipendenti pubblici che non lo usano evidentemente come buono pasto, come nelle evidenze. Ma questo non so se qualcuno vuole rispondere, ma oggi il buono pasto si può spendere naturalmente sia al bar per il pranzo di mezzogiorno, si può spendere anche al supermercato, nel negozio al dettaglio di vicinato, per prendere l'alimento non indifferente. Sì, per fare la spesa, per farsi il pranzo magari da portare sul posto di lavoro. Ci sono oggi tanti lavoratori che consumano il pranzo sul posto di lavoro portandosi le cose da casa. Quindi alla fine comunque vengono spesi per comprare prodotti alimentari e per servizi di ristorazione. Forse non ho capito. No, voglio essere più diretto. C'è un milione di consumatori, di beneficiari, sì, che mangia a casa, no? Sì. A Roma è evidente, mangia a casa e il buono pasto lo usa per la spesa familiare.
con tutta, cioè io da milanese che sono venuto a vivere a Roma, sì, lo vedo come un'evidenza, sì, straordinaria. Nei supermercati la sera si fa la spesa con i buoni pasto, no? Questo a livello di, come dire, è molto meglio degli 80 euro di Renzi, no? Perché ha una, voglio dire, c'è una santa alleanza. Sì, no? Non so, dottor Bernardo, posso aiutare una risposta. La stima che noi abbiamo, perché non esiste un dato effettivo certificato, è che 400 il totale di buoni pasto utilizzati, circa un terzo vada in distribuzione, quindi nei nostri punti vendita, e due terzi vengono utilizzati in bar, ristoranti, pubblici esercizi e quant'altro. Questa è la stima ad oggi. Ha dato un impulso in questo senso la recente, ultima revisione della normativa, che ha consentito di ampliare, di accorpare fino a 8 buoni spediti che precedentemente erano già stati. Oggi la situazione è questa. Io non farei, personalmente non farei la distinzione tra privato e pubblico. Anche nel mondo del privato, come parte uguale, uguale. Chiedo io una cosa, dove verrà appeso il volantino? Questo, tutti i 100.000, quanti volantini stamperete? E c'è un obbligo nell'esercente, nell'appendo, è un invito ad appenderlo? Come vi regolerete su questo? Obbligo non c'è, evidentemente qui ci sono i rappresentanti di categoria, ma siccome uno degli elementi di natura sindacale è un settore, almeno parlo per il mio, insomma, pieno di problemi di varia natura, ma molto spesso, soprattutto nelle associazioni territoriali, il tema del buonopasto viene posto come un elemento insostenibile, urgente, per la quale molto spesso ci vengono anche addebitati una certa incapacità di trovare migliorie rispetto alla situazione che è in queste condizioni da molto tempo. Per cui, insomma, è una risposta che si dà anche ai nostri associati, ha detto bene la dottoressa Pampolini, insomma, dicendo che la situazione è molto grave, per cui, insomma, non c'è più pazienza di aspettare, insomma, cose che non arrivano. Per cui l'iniziativa è quella, ovviamente, di coinvolgere le nostre associazioni territoriali per quanto riguarda FIBE, che si sono su tutto il territorio nazionale, per sensibilizzare gli associati che hanno il suo interesse a portare l'opinione allargata, perché il messaggio che mandiamo è al consumatore finale, insomma, attenzione che il buono pasto, insomma, è rischia di non essere più buono, con tutte quelle che sono riflessioni e sostegno anche da parte dell'opinione pubblica ad una campagna, insomma, che ha la finalità di valorizzare uno strumento, come hai detto tu, insomma, importante anche dal punto di vista sociale. Noi non ci abbiamo con gli emettitori, insomma, ma con un sistema di gara d'appalto che ha pregiudicato gli economics a favore solo di un soggetto sui quattro coinvolti. Un'ultima domanda mia, chi di voi sta tenendo i rapporti con il governo, quindi sta facendo pressione, sì, con tutti insieme? Sì, sì, tutti insieme. Non avete una domanda vera, insomma, l'interlocuzione viene a tutti i livelli? Assolutamente sì. Va bene, allora qua ci sono altre domande individuali, i relatori sono qui, io ringrazio tutti i colleghi innanzitutto, poi tutti i relatori per la disponibilità dimostrata, me ne auguro un po' così democristiano, voglio fare democristiano, che si riesca a trovare una soluzione, ma soprattutto che non ci vada di mezzo il lavoratore e l'esercente e il piccolo prezzo del paese. Auguro buona giornata, grazie ancora. Grazie. Ah sì, c'è la firma adesso. Ma dove firmiamo? Così in ordine sparso? Qui. Come vuole, Presidente, poi. Questo è l'impegno alla diffusione. Questo è l'impegno alla diffusione che prendono i presidenti. Tocca a me, benissimo. Ma davanti qua? Sì, perché si muove. Ti trema la mano, però. No, sì, ma è impegnativa questa firma, eh. È impegnativa questa firma. Non abbiamo trovato un supporto migliore.
quale capienza, se ne vanno due contro di tutti. Presidente. Vai. Ottimo. Bene, grazie. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti.